E siamo qui con l'autore del libro Io d'amore non muoio, Arcangelo Badolati. Tra l'altro, così, soltanto per come spunto iniziale, la presentazione qui a Roma oggi capita proprio in una data simbolica e molto importante, un anniversario, il 23 maggio, è proprio l'anniversario della strage di Capaci. Qui si parla di altro tipo di strage, no? Strage di umanità, delle donne colpite da violenza, femminicidio. C'è comunque un legame tra questo libro e questa tematica, ma anche quella delle, magari delle donne, mogli, figli di vittime della mafia? Beh, certo, perché il libro racconta la storia di donne che appartengono a famiglie dell''ndrangheta che trovano il coraggio di ribellarsi e lo fanno nonostante siano cresciute in un ambiente impregnato di subcultura maschilista e mafiosa, e lo fanno per amore, perché scoprono attraverso un social forum l'amore vero, che non è essere una schiava, non è essere una sposa bambina a 16 anni, non è fare figli uno dietro l'altro, ritrovarsi a 21 anni e avere un 3-4 figli, ma è sognare insieme un'esperienza, è un amore platonico quello che scoprono, ma è l'amore che dà loro la forza di denunciare le loro stesse famiglie, i loro congiunti, di raccontare storie che altrimenti non si sarebbero mai sapute. Il 23 maggio assume invece grande importanza anche questo libro, perché è un libro che racconta anche di questa ribellione, che è una ribellione importante, è un libro pure che racconta di donne uccise dalla mafia e racconta di un personaggio sconosciuto ai più che si chiama Giuseppa Mercuri, Peppina Anira, che per prima in Calabria alla fine degli anni 80 si ribellò all''ndrangheta, scegliendo non di essere una testimone di giustizia ma di continuare a vivere nel paese in cui erano stati uccisi i suoi due figli. Per amore dei figli collabora con i magistrati e fa condannare all'ergastolo il più temuto killer della criminalità calabrese, che si chiama Tito Raso, ha ammazzato 46 persone, quindi uno dei killer più spietati. E la peculiarità di questo libro è però quella di mettere insieme, di riuscire a unire la cronaca con la letteratura. Ci sono passi proprio tratti da autori contemporanei o comunque anche riferimenti letterari. Come mai questa scelta all'interno di un discorso che sembra invece più essere proiettato verso la cronaca, invece recupera, per esempio con Pierpaolo Pasolini, un sentimento anche legato alla madre, quindi alla donna, che non è proprio quello che uno si aspetterebbe per questo libro? Ma è perché diciamo, il gioco del libro è porre in contrapposizione la crudeltà offerta dal lato oscuro dell'uomo e quindi raccontato dalla cronaca con la bellezza invece dei sentimenti e la capacità descrittiva, la sensibilità dei grandi poeti, dei grandi letterati, degli uomini che hanno cambiato con le loro parole la storia del mondo. È il modo migliore per esorcizzare il male, no? Opporre, se volessimo, potremmo citare Dostoevskij, la bellezza della letteratura e dei versi alla bruttezza della violenza, della crudeltà, della violenza anche mafiosa. E forse nel lavoro di prevenzione per quanto riguarda questo tipo di violenze nei confronti della donna, si può sperare di fare un lavoro anche negli animi, nello spirito, cioè artistico, letterario, che possa appunto attraverso la bellezza, attraverso il bello, trasformare i cuori legati a un lato oscuro per ritrovare un po' di luminosità, di luce. Beh, ma è evidente, questo è un lavoro che va fatto anche con le nuove generazioni. Usiamo un hashtag nel titolo, Io d'amore non muoio, proprio perché è lo strumento più efficace in questo momento. Il Presidente del Consiglio usa l'hashtag, pure il Papa, per comunicare. Quindi ha una struttura comunicativa moderna che serve appunto a far riflettere i ragazzi. Se noi insegniamo ai ragazzi a rendere la loro anima più sensibile, perché li invitiamo a dedicarsi alla lettura, all'amore per la poesia, all'amore vero raccontato dai grandi di sempre, da William Shakespeare a Dante Alighieri, passando per Jean Cocteau, Jacques Prévert, insomma Nazim Hikmet, i grandissimi. Allora, se noi usiamo questo strumento, la loro anima diventa sempre più sensibile, si raffina sempre di più, e più si raffina diventa sensibile, più si allontana dalle mostruosità invece che vivono nel lato oscuro e che poi possono condurre anche ragazze ad uccidere delle loro coetanee. E questo libro avrà quindi una sua diffusione, come verrà presentato, farà una tournée anche nelle scuole? Sì, nelle scuole meridionali lo stiamo già facendo,
Tra l'altro vorrei sottolineare che è un libro i cui diritti d'autore vanno assolutamente in beneficenza, quindi è un libro, i miei diritti vanno alla Fondazione Cuore Immacolato di Maria Rifugio delle Anime, che è voluta, fondata da Natuzza Evolo, che è una mistica di Paravati, di cui io sono un affezionatissimo e fedelissimo amico, lo ero quando ero in vita, continuo a essere una mia amica ogni giorno, perché prego e chiedo il suo aiuto ogni giorno, quindi è un libro che ha anche una finalità benefica, per cui non c'è nessun interesse di tipo economico da parte mia. Allora, grazie all'autore, ringraziamo anche la casa editrice Luigi Pellegrini Editore, che ha accettato di svolgere questo, diciamo, questo atto concreto al di là del libro, che possa camminare e coinvolgere più persone possibili, anche per la finalità benefica per cui è nato. Grazie. Grazie a voi.